Professoressa Parsi, si parla adesso tanto di bullismo, ma non dobbiamo pensare che è un fenomeno che nasce adesso. Il fatto che se ne parli è anche complice la rete che amplifica di molto il fenomeno, però ci riporta a origini più antiche che però appunto le cui conseguenze si moltiplicano, sembrano moltiplicarsi adesso. Posso partire un attimo dai miei 5 sassolini. Primo, la prima agenzia educativa è la famiglia, la seconda è la scuola. Sono due agenzie educative di fondamentale, formidabile importanza. Allora, cominciamo col dire, punto secondo, secondo sassolino, che gli adulti devono essere competenti rispetto alle responsabilità che hanno di fronte a bambini, preadolescenti e adolescenti, che, terzo punto, hanno tra le mani l'atomica del virtuale. Quando a scuola non si insegna educazione al virtuale virtuoso, quando non si fa una costante, attenta analisi, oltre che delle azioni precise in questo senso, per fare in modo che i bambini e i giovani sappiano che usare nel modo persecutorio uno strumento di quel genere non solo è illegale, ma è problematico per la loro crescita, sia che siano bulli, sia che siano soggetti al bullismo. Allora, permettetemi, quarto sassolino, di parlarvi di una indagine interessantissima che ha fatto il CNR, a cui abbiamo collaborato come Movimento Bambino, che è stato durante il lockdown, quindi in un periodo di pandemia, abbiamo fatto un'analisi di chi era vittima di cyberbullismo. Attenzione, vorrei darvi dati, perché parlare dal punto di vista, diciamo, delle parole, del significato indegno della faccenda va bene. Tante volte noi possiamo recepirli emozionalmente dicendo no, non va bene, è vergognoso, indegno, eccetera, ma alle radici c'è un qualche cosa, un bisogno, e lo diceva bene il collega, il sacerdote, lo diceva benissimo, cioè c'è una solitudine, un vuoto, una sofferenza, una mancanza di valori che poi sono specchio della condizione familiare. Allora, cominciamo col dire, abbiamo cominciato nell'indagine del CNR col gruppo del dottor Tintori a vedere chi erano attori di bullismo. Bene, parliamo di bambini, il 28,5% di questi bambini intervistati si è dichiarato attore di atti di bullismo, ha detto io lo faccio, il 17,8% di bambini e bambine è invece stato vittima di un almeno un atto di cyberbullismo. Allora, qui siamo nell'area bambini, parliamo degli adolescenti, il 54% di questi adolescenti intervistati addirittura ha detto di essere un attore di cyberbullismo, di farlo lui il cyberbullismo, e il 32,2% di subirlo. Allora, quando intervistando dei ragazzi ci si trova di fronte alla dichiarazione sì, io faccio il cyberbullo, significa che stiamo facendo un'identificazione del bullo e del cyberbullo con una azione di potere sugli altri che va ad aggredire nella persona considerata più fragile o indifesa qualcosa di indifeso e di fragile che è dentro lo stesso bullo o cyberbullo, ma che vuole essere scaricato sul capro espiatorio, sulla vittima. Allora, dato che la torniamo un attimo anche al come comportarci, che poi è quello che diceva la professoressa. Professoressa, di fatto lei diceva bisogna partire da quella sveglia al mattino, dare una responsabilità ai ragazzi e far sì che loro accolgano e si prendano quella responsabilità. Beh, mi ha colpito molto il discorso che veniva fatto ora. Io direi che bisogna acquistare tempo, non perdere tempo con i ragazzi, cioè. Avere tempo per i ragazzi, perché la responsabilità del governo di una famiglia è come la responsabilità di un governo di una nazione. Quando tu esprimi delle persone che hanno bisogno della guerra, del conflitto, vorrei dire una piccola frase che spero rimanga come slogan: l'amore non è un braccio di ferro, è un abbraccio. Questi ragazzini fanno il braccio di ferro tra loro, fanno il braccio di ferro per chi è più forte e hanno un buon esempio, devo dire, a livello sociale, perché non è nient'altro che un gioco di bracci di ferro. Gli esempi indegni che vengono quotidianamente fatti, perché parliamoci chiaro, il gioco del cyberbullismo e del bullismo è la macchina del fango, è mettere in difficoltà, sporcare l'altro, intimorirlo, spaventarlo, metterlo all'angolo, e mi dispiace doverlo dire, questo è un gioco che si fa nelle nazioni da parte di tanti irresponsabili che in famiglia
è il primo governo. Guardate, governare una famiglia è come governare una nazione. I giochi sono speculari. Il governo delle famiglie è come il governo delle nazioni. I giochi sono gli stessi. C'è un capo, c'è un riferimento, ci sono delle autorità. Se tu a queste autorità non puoi dare stima, rispetto, se tu in realtà pensi che solo è la paura a guidarti quando ti sottometti, è chiaro che poi, quando esci fuori dalla famiglia, dove magari hai vissuto situazioni di conflitto, di indifferenza, di vuoto, addirittura di criminale persecuzione, è chiaro che poi questa roba la esporti fuori e hai bisogno, attenzione, i bambini, gli adolescenti, i preadolescenti e gli adolescenti mettono in scena quello che recepiscono come spugne a livello della famiglia, della scuola e del sociale. Questo ci richiama naturalmente alle responsabilità che includono tutti quanti, di fronte alla quale non possiamo fare a meno di tenere aperti gli occhi. Professoressa, siamo in chiusura, c'è un'altra trasmissione, 15 secondi. La scuola deve essere al centro, ho finito, al centro di tutte le competenze. Grazie professoressa Parsi, grazie.